Questo per dire. Dovrebbe avvicinarsi. Sì, adesso gli do due. Sulla guerra. Sulla guerra, perché sono perfettamente d'accordo che è un rischio enorme la modifica costituzionale con la dichiarazione dello stato di guerra. Volevo specificarla. Alla Camera, con la riforma costituzionale e la legge elettorale, un partito che magari rappresenta solo il 20% ha la maggioranza assoluta, un solo partito. L'articolo 78 della Costituzione prevede che, e non è stato modificato, cioè è stato modificato ma è così adesso, che solo la Camera dei Deputati voterà a maggioranza la dichiarazione dello stato di guerra. Quindi un solo partito può dichiarare lo stato di guerra, ma qui è il passaggio. L'articolo 60 della Costituzione dice che la Camera, per l'elezione della Camera, si vota ogni 5 anni. In un solo caso si può derogare e non andare al voto e quindi non votare. In caso di dichiarazione dello stato di guerra, questo era il concetto. Quindi chi ha la maggioranza assoluta alla Camera può decidere se andare a votare o no. Questo era il problema della democrazia che abbiamo sollevato.